Seconda parte dedicata alla chat. Nella prima parte, se vi ricordate, abbiamo analizzato dei messaggi non corretti. Questa volta analizziamo i messaggi di una chat corretta. La ragazza in questione è stata conosciuta su Tinder, poi passata su WhatsApp e infine primo appuntamento. Tutto questo in una settimana dal primo contatto. Attenzione, in chat, Tinder, Lovo, Mythic, adotta un ragazzo, si può esordire con due tipi di messaggi diversi. Il messaggio oculato o dettagliato, di cui ho accennato brevemente in un altro video, e il messaggio neutro, un messaggio generale. Il messaggio generale, a differenza di quello dettagliato, come dice la parola, dato che è generale, è un messaggio che va bene un po' per tutte le ragazze. Le caratteristiche di un buon messaggio d'esordio, quindi del primissimo messaggio che invii, sono: nessuna domanda ma affermazione. Devi accendere la curiosità della ragazza. Devi spiccare in mezzo alle decine di messaggi che riceve ogni giorno e alla quale non può rispondere a tutti. Quando la ragazza legge il tuo messaggio d'esordio, deve accendersi una lampadina in testa e dire: cazzo, cosa deve dirmi? Quindi, basandoci su questo principio, ecco il messaggio di partenza. Non avrei mai pensato di dire ciò che sto per dire. Questo è un messaggio perfetto, provalo. Perché non svela niente, ma accende la curiosità della ragazza. Che in mezzo a tutti, ciao sei bellissima, ciao ti va di conoscerci, ciao, ehi come va, ehi, pam, a questo. Quanti altri messaggi simili ha sentito? Nessuno. Per questo risponderà a te. La ragazza pensa e dice: devo rispondere, voglio capire. Questa è una ragazza tosta, per questo ho preso la conversazione. Quindi non avrei mai pensato di dire ciò che sto per dire. E lei risponde, spara la minchiata. Mi fa sorridere, però qua si pone già in un modo non proprio costruttivo. Ricordate il sottotesto di ogni messaggio? Mette come palese il fatto che io stia per spararmi idiozia, catalogandomi in qualche modo come uno dei tanti che ogni giorno le rompe le palle. Qui un ragazzo inesperto le avrebbe scritto quello che doveva dirle, facendosi, non dico calpestare, ma di certo non trattare nel migliore dei modi. Della serie, vabbè dai, perlomeno ha risposto, ma facciamocelo andare bene, dai. La ragazza, ad inizio conversazione, anche per colpa di tutti gli arrapati che le scrivono, va in qualche modo educata. Se le diamo modo dall'inizio di farci rispondere, di farci trattare come fa con tutti, ci catalogherà e ci tratterà come fa con tutti. Lui: capisco che non hai più fiducia nel genere maschile, puntini puntini, ma solo gli stolti partono prevenuti con tutti. Smile. Questa è la risposta di una persona che sa quello che vuole e non si fa, diciamo, mettere i piedi in testa solo perché lei è bella. E infatti le risponde: forse hai ragione, ma i casi umani sono dietro l'angolo. In questo caso si sta lamentando degli uomini di quel sito, ce ne sono tantissime. Lui: dai, non ti lamentare. Se il lavoro o il sogno che hai nella vita dovesse naufragare, ti apri una bella clinica psichiatrica. Ottima risposta, divertente. Difatti, lei: ha, diventerei ricca in 6 mesi. La chat è un sviluppare messaggio dopo messaggio e agganciarsi alla sua risposta e rispondere. E poi ancora, è un botte risposta continuo che la incentiva e la incuriosisce. Lui: questo è lo spirito. Poi quando ti intervisteranno per chiederti come hai iniziato, dici: ma rispondeva un ragazzo su Tinder. E da lì il colpo di genio. Quello che si sta facendo è creare il clima e l'umore giusto alla ragazza, dimostrandole che non sono come centinaia di arrapati che ogni giorno le scrivono. Lei: ha, ti assumerò. Comunque dimmi una cosa. Bene, vedete come la ragazza si sta piano piano aprendo, sta investendo nella conversazione. Ora chiede lei qualcosa. Lui: questa è bellissima. Non invio foto nudo. Lancio una battuta ed in qualche modo è come se ribaltassi i ruoli. Sono io quello, insomma, ad essere inseguito. Lei: ah, caspita, volevo appenderla alla parete. Un altro suo messaggio. Lei: cosa non avresti mai pensato di dire? Qua si rifà il messaggio d'esordio che è stato mandato all'inizio. Lui: qua possiamo dirglielo. Beh, in genere non mi incuriosisce nessuna. Però, vedendo il tuo profilo e leggendo la tua descrizione, oltre a sorridere, mi ci sono trovato in alcuni punti. Specie su Tarantino e il discorso amicizia.
ho pensato, devo per forza dirglielo. Ora brevemente, nella sua descrizione aveva messo che adora Tarantino e ha parlato di quanto in realtà gli amici si contino sulle dita di una mano. In genere, sviluppare un dettaglio di ciò che la ragazza ha scritto nella sua descrizione, e quindi ciò che ama e le sta a cuore, è sempre un'ottima idea, oltre ad essere vera, nel mio caso. Difatti lei risponde: ah, wow, sei forse uno dei primi che legge la descrizione. Ti piace anche a te Quentin, Tarantino? Io ho anche un tatuaggio dedicato a lui. Vedete come comincia ad aprirsi? Mi fa domande ed è in qualche modo lei che inizia a inseguire. O comunque fa sicuramente il suo 50%. Lui, te l'ho detto all'inizio di non fare di tutta l'erba un fascio. Non sta imparando. Lei, imparo velocemente. Puntini puntini. In questo caso in gergo si chiama qualificazione. La ragazza si sta qualificando. Ne parleremo più avanti in un altro video perché è un qualcosa di un po' avanzato. Lui, però il tatuaggio non c'è nessuna foto. Le faccio capire che sono curioso, dato che lei me l'ha menzionato, e che voglio scoprire di più. Lei, ti sembrerà strano ma non faccio tatuaggi per poi postarli nelle chat. Questa è una gran bella risposta e mi ha sorpreso molto. Difficile al giorno d'oggi trovare una donna poco esibizionista. Per questo glielo dico, sempre cercando di essere originale e un pizzico creativo nei modi di esporle le cose. Lui, mi sembra di sognare in realtà. Qui è voluta il fatto di non continuare la frase, non dirle il motivo del perché la sto scrivendo. Vi ricordate? Botta e risposta. Piano piano. E difatti dice, cioè? Ok, mi fermo qui perché è chilometrico. Queste battute cosa ci hanno insegnato? 1. Non date per scontato la vostra persona. 2. Non fatevi mettere i piedi in testa. 3. Cercate di controbattere colpo su colpo, dando risposte quantomeno creative, un pizzico originali, che scatenano la curiosità alla ragazza. 4. La ragazza è solo diffidente perché ne ha 500 in chat che ogni giorno le scrivono. Non lo fa per male, vuole capire se può valerne veramente la pena. 5. Agite di fantasia quando esponete le risposte. Una risposta ricercata che le strappa una risata porta ad avere un'altra risposta, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora. 6. So che è figa, è bella e la volete, ma per favore non vi esponete immediatamente. Lei lo fa? No. Bene. 7. Un po' complesso. Cercate di fare, come dico spesso, la donna. Ne ho anche parlato al nostro ultimo seminario. Se voi scorrete la nostra bacheca trovate degli spezzoni. Fare un po' la donna ribalta i ruoli e porta lei, ad investire su di voi, anziché essere sempre noi a fare il 100% di tutto. Ora, per chi è deciso a diventare la migliore versione di se stesso, a capire come interessare la ragazza, incuriosirla, farla investire sulla propria persona, arrivare a prendere un numero di telefono che può sfociare in un appuntamento, abbiamo sul nostro sito la registrazione completa del nostro seminario interamente dedicato alle chat. Va bene per le persone veramente motivate dai 18 ai 55 anni.